Un'altra critica che veniva mossa a Galileo, sempre riguardante la rotazione della Terra, era che le gittate di due cannoni, disposti allo stesso angolo in pratica, sarebbero state diverse se un cannone avesse sparato verso est e un altro verso ovest. Tra poco vediamo meglio perché. Intanto osserviamo che nel modello copernicano la Terra gira intorno al Sole e di conseguenza deve necessariamente girare anche su se stessa. Infatti, se non lo facesse, non ci sarebbero più i 365 giorni in un anno, ma il giorno durerebbe un anno, se la Terra non girasse anche su se stessa. Inoltre abbiamo visto che la rotazione su se stessa è quella che produce l'accelerazione centripeta maggiore delle due rispetto alla rivoluzione intorno al Sole, quindi è quella che produce gli effetti non inerziali un po' più visibili, cioè meno piccoli. Qui abbiamo un'immagine della Terra che ruota intorno al proprio asse e immaginiamo che i due cannoni considerati dai filosofi aristotelici, consideriamo che si trovino sull'equatore e quindi sono soggetti a un movimento di traslazione verso est, come indicato in questa figura, dovuta alla rotazione terrestre intorno al suo asse. Dunque questa è la Terra, questi sono i cannoni, questa è la velocità di traslazione, in realtà sarebbe la velocità di rotazione degli oggetti che si trovano all'equatore e che traslano verso est. I due cannoni sono disposti allo stesso angolo, ma in versi opposti, sparano con la stessa velocità iniziale V0, sono cannoni identici. Queste sono le parabole descritte dalle palle di cannone che cadono nei punti A e B. Però nel frattempo che le palle di cannone stanno in aria, i cannoni si sono spostati di un certo tratto, dal punto O sono andati in O', perché la Terra nel frattempo ha ruotato. E quindi i cannoni sono stati trascinati dalla rotazione terrestre di un certo tratto. Di conseguenza, nel momento in cui le palle di cannone atterrano, le gittate saranno diverse, cioè la gittata del cannone che ha sparato verso est sarà minore, O'B, mentre invece l'altra gittata, O'A, del cannone che ha sparato verso ovest sarà maggiore. Siccome però, dicevano i filosofi aristotelici, sul campo di battaglia gli artiglieri sanno benissimo che questo non accade, cioè sanno benissimo che le gittate dei cannoni sono indipendenti dal verso in cui sparano, cioè un cannone non è che se spara verso est fa una gittata minore e verso ovest una gittata maggiore, allora il fatto che le gittate siano uguali in realtà, come dimostrano le osservazioni sperimentali, questo significa che la Terra non può ruotare su se stessa, ma se non ruota su se stessa vuol dire che il modello di Copernico è sbagliato. La Terra sta al centro dell'universo e sta ferma, quindi è giusto il modello geocentrico. Questa era l'osservazione dei filosofi aristotelici. Galileo invece risponde a questa osservazione dicendo che nel momento in cui le palle di cannone vengono sparate, la loro velocità non è soltanto la velocità di sparo V0, ma bisogna sommare anche la velocità di trascinamento con cui la Terra trascina i cannoni e le palle di cannone. Quindi questa è la figura corretta. La velocità di trascinamento verso est si somma alla velocità di sparo e dà la velocità complessiva, che è questa freccia obliqua, e l'altra velocità complessiva, che è quest'altra. Anzi, qua non l'ho disegnata veramente. Anzi, ho proprio sbagliato il disegno. Mi sono dimenticato di disegnare la velocità risultante e quindi cerco di farlo ora. Ecco qua, è venuta un po' una schifezza. Però qui vediamo le frecce di colore rosso. Sono la somma vettoriale di V0 di lancio e V di trascinamento della Terra. La stessa cosa per l'altra palla di cannone. Queste sono le due parabole che non sono più uguali, come invece avevano sostenuto gli aristotelici. E nel frattempo che le palle stanno in aria, i cannoni si spostano da O a O' e le gittate sono uguali. L'errore degli aristotelici era stato di non considerare la velocità di trascinamento dovuta alla rotazione terrestre, che andava sommata vettorialmente alle due velocità di sparo V0. Del resto, dice Galileo, questo è proprio il principio di relatività. Stando sulla Terra, che si muove di moto praticamente rettilineo uniforme, tutte le cose che facciamo, tutti gli esperimenti e i fenomeni fisici vanno esattamente come se la Terra fosse ferma e quindi le gittate dei cannoni devono essere uguali. Non c'è modo di accorgerci, stando sulla Terra, del fatto che la Terra si muove. Nessun esperimento, nessun fenomeno fisico ci può rivelare se la Terra si muove oppure sta ferma.
in particolare neanche le gittate dei cannoni, che risultano uguali.